Buongiorno a tutti, sono Mesti Cicci. Volevo dire una cosa, Yosh. Chiudo una cosa. Ma ho scritto una cosa che un dottore ha detto che tiene l'Alzheimer. O meglio, ha detto che tiene l'Alzheimer in capo e manca l'Alzheimer da basso. Non mi capite? Volevo commentare un fatto della politica che chi si politici, chi si giornalista non capiscono un cazzo, e noi invece che teniamo una certa età e teniamo una pensione che è immaterata a 1.400 euro al mese con due giorni di bracciante agricolo che faceva i tempi della Democrazia Cristiana, che stava con Barma Ronza l'ispettorato del lavoro, che per due giorni mi fece risultare in danna. Non mi capite? Molte queste cose non si possono fare più. E vuol dire questo che stiamo in una situazione di interruzione del progresso, sta tornando in rete. Dunque in Sardegna questo comunista non ha vinto le elezioni. Per due o tre volte, capo, io sono convinto che a 50 rete Truzzo ha vinto. Io contavo a rete alle schede. Poi, sapete, tutto voi la considerazione della Sardegna. Cioè, c'era vinto Truzzo, la Sardegna era un paradiso che è pronto a ospitare Fabio Ombriacore, grandissimo imprenditore italiano, Fabio Ombriacore. Mo invece Fabio Ombriacore che mo i mi pers non ci conosce più alla Sardegna e dice che in un paese di peccherare, quindi ci abbiamo venuto pure per un voto, era un paese degno da accettare e ospitare Fabio Ombriacore. Mo che invece ha perso per due o tre volte, l'aveva montato la capo il comunista, ha perso per due o tre volte. Poi l'elezione in Abruzzo, che si era montato la capo in Abruzzo, e mi è venuto alla grande, e mi è venuto. Ho criticato i cuori poveri cristiani del dottor Marsiglia, che ha detto che in Abruzzo stavano i tre mar. Ma non ci capite, non ha capito un cazzo, ma anche quando un cristiano aggarbato parla l'italiano. Cura ha detto tre mar Adriatico e poi li mar, cioè li marrette, perché quello cristiano è ghiotto di cose buone che produce l'Abruzzo. Li marrette, un mar non può essere uno, è sempre due mar, no? Adriatico e poi due mar li marrette. Tutti sti critiche e poi alla fine c'è cosa di combinato, ha vinto lo stesso, perché non siete capaci di fare un cazzo. Ma gli scritti due cose sempre per la questione della zaia. Voleva parlare di compare Donald Trump. Donald Trump fu intervistato un altro giorno da una giornalista antipaticissima, ma Donald Trump sa come ha parlato dall'intervista, e disse che essa disse ma che cosa fa tu ci viene eletto presidente, come c'è Donald Trump non c'era tre questa possibilità che di essere eletto presidente, perché Donald Trump era la compagna a cumbarma la buonanima di Berlusconi, proprio a che si stavano, questo primo di figa. E Donald Trump ha detto che c'era essere eletti in 24 ore era spicciare la guerra, e tutti sono montati la capa, no, Donald Trump non tiene più cugione. Ma non ci capite un cazzo, perché non capite un cazzo di strategia politica. Cure
si vuole alleare con Putin. Si vuole alleare con Putin. Perché si vuole alleare con Putin? Perché la danno all'orecchio alla Cina. I cinesi non sono so ballucazzi, non sono tutti cecchi con questi cazzi di involtini primavera, estate e inverno. E a noi, chi dice che siamo i produttori principali del braciolo, che cazzo mi fa questi involtini primavera, estate e inverno? Noi mangiamo, siamo cresciuti a braciolo di ciucci. E non mi capite che sia Donald Trump che compare ma Berlusconi, di ciucci, ciucci femmine però, non ho sempre capito. Non so ci mi sto spiegando. Vabbè, comunque, io penso che i cristiani di Gidezzi e Garbato ho capito. Poi sti cinesi, non stavano su balucazzi a me, pure quando ero guagnone. C'è al cinema e vedemmo tutti questi cazzi di film di Fung Fu, tutti questi cazzi di mosse che facevano per far ammazzare quelli cristiani di Fung Fu, no? E poi, chi dice, quando assemmo al cinema, noi conosciamo certi cinesi a Stuni che stavano in un quartiere particolare, le case erano gialli. C'è da questi cinesi li cagammo lo cazzo e dice facete vedere che cosa sapete fare con questo fungi fu che chi si assenne e noi li compriamo a pezza tanto li vedete che era già erano giallo poco li vedete ne pareva uno storm del zico fa che cazzo di cinesi non ci ti capite lo cazzo non ci ti capite Donald Trump sarà là con Putin che ha dato dalle orecchie agli cinesi perché questi cazzi di cinesi poi sono parati a vendere tutte cose ma anche i napoletani poi i napoletani sempre italiani sono prima gli italiani sono così mi dici poi le altre cose che non posso dire boh vediamo cosa gli è scritto qua. Mo mi stai venendo in attacco dal Zaia però che era da Basci a chi vede ci fa una visita a Migherma, vabbè state proprio bene, va, buona giornata a tutti.